Adesso invece qua invece andiamo nella fase di ricerca. Con Angelica Meucci e Hans Krüger entriamo in un settore del design completamente sconosciuto ai più, che è quello dell'infanzia. È un settore nel quale pochissimi si cimentano per l'enorme difficoltà nel concepire qualcosa che sia veramente a misura di bambino. È molto facile, e questo è un errore che fanno tanti designer, rimpicciolire l'arredamento o comunque l'utilizzo che fanno gli adulti dei propri oggetti e farli diventare a misura di bambino. È estremamente complicato fare il ragionamento al contrario, cioè partire dal basso, entrare soprattutto nella testa del bambino e riuscire a creare una linea di oggetti come ci spiegheranno loro. Buonasera a tutti. Il progetto Flower Story nasce dall'osservazione dei bambini. Quindi l'architetto e il designer si toglie dal piedistallo, non vuole comunicare niente alle persone, semplicemente vuole osservare i bambini come si comportano nello spazio. La Montessori 100 anni fa l'aveva capito perfettamente, i suoi scritti erano talmente all'avanguardia che ancora oggi sono 100 anni avanti rispetto ai metodi educativi che ci sono sia in Italia che nel resto del mondo. Fortunatamente ci sono nazioni e popoli che hanno investito delle fortune su questi bambini e ci sono delle eccellenze assolute. Il metodo Montessori è metodo di Stato in Giappone. Gli ebrei ci investono fino all'università sul concetto, sullo spirito montessoriano. In Canada, in America, negli Stati Uniti, in Sud America ci sono più scuole Montessori che scuole statali o private. E quindi noi italiani siamo un'eccellenza a livello mondiale, dalla A alla Z. Quindi noi della Flower Story abbiamo deciso circa 4 anni fa di partire dall'Italia, scappare dall'Italia forse è il termine più corretto, e ci siamo rifugiati in Canada per circa 3 anni di studi. Perché il Canada? Perché il Canada è una nazione fatta da italiani, innanzitutto. Quindi il museo dell'Ontario è dedicato nella parte più bella agli italiani, con una frase storica a loro dedicata, perché hanno fatto grande il Canada. Quindi ci sono molti friulani, molti calabresi, molti siciliani. Quindi un vostro grande concittadino, si può dire concittadino, Primo Carnera, andò tanto tempo fa. Quindi io sono molto affezionato a questi italiani che sono scappati per fame dall'Italia e sono tornati da vincitori. La Flower Story è emozionante perché ha a che fare con delle creature che hanno 6 anni, dai 6 mesi ai 6 anni. La nostra personalità, il nostro modo di vivere e di pensare è stato creato in questa fascia d'età. Quindi osservare questi bambini come si approcciano al design è un'esperienza assoluta. Questo è stato uno dei principi che ci ha portato a disegnare le forme delle gambe, la forma dello schienale, la scelta del materiale che vanno dall'oro all'argento perché loro hanno bisogno di luminosità. Gli scritti, i primi disegni sono stati fatti nella città sotterranea di Toronto. Dopo aver osservato e parlato con le pedagogiste, il Canada non ha design, quindi è stato facile per noi disegnare questi oggetti, portarli in Italia, trovare le eccellenze italiane nella produzione di questi oggetti. Ho passato circa un anno qui in Friuli a stretto contatto con il CATAS, perché mi ha permesso di capire, quindi c'è stato un grande dialogo a 360 gradi con le aziende italiane, finché abbiamo scelto due SPA, due società per azioni, che non hanno avuto nessun problema a metterci in mano tutto il loro know-how nella modellazione del legno, nella modifica delle parti più difficili del legno, fino a utilizzare questi materiali per delle creature di 6 anni, di 6 mesi, di 8 mesi, eccetera, eccetera, per arrivare a un design che deve essere un design per tutta la vita. Perché uno dei concetti più importanti oggi nel mondo dell'arte è: perché dobbiamo vivere con un mondo di scadenze? Per
perché dobbiamo vivere con degli oggetti che sappiamo che durano un anno o due anni o tre anni, poi si distruggono e dobbiamo demolire e buttare via? Perché un bambino non può portarsi dietro un oggetto dai 6 mesi agli 80 anni? Questa era la grande sfida che noi ci siamo posti. E con questa sfida, con tutta questa parte intellettuale, sono stati gli stessi bambini che ce l'hanno trasmessa, anche perché c'è un punto molto importante: gli oggetti educano, educa lavare un uovo, educa una padella, educa l'olio che frigge una padella, questi concetti devono essere trasmessi ai bambini. Il design è una parte fondamentale perché forma l'estetica. Quindi formare l'estetica è una grossa responsabilità che io e Angelica abbiamo, ci siamo permessi di caricarci sulle spalle in questo settore. È un prodotto forse al mondo unico, come tanti hanno scritto sulle riviste, sui giornali di tutto il mondo, perché non parte da un concetto mentale nostro, ma un concetto mentale dei bambini. Se si fa design, si deve fare design in maniera molto seria. Bisogna prendersi del tempo, osservare, capire e poi trasmettere. Noi non è una proposta universale, è una semplice piccola proposta che però ha tanto della Montessori, ha tanto dell'Italia, ha tanto della manifattura italiana, ha tanto del curvato, ha tanto del legno. Voi qui avevate il triangolo della seggiola, poi insomma sapete meglio di me come è andata a finire la storia. Tanti distretti italiani sono stati distrutti, molti hanno avuto paura, invece bisogna aprirsi a tutto ciò che è mondiale, tutto il mercato non può essere un mercato nazionale. I finlandesi, se fanno un prodotto e pensano di venderlo nella Finlandia, sono già falliti in partenza. Appena nasce un prodotto, il prodotto deve essere un prodotto mondiale. E non in Italia, io spingo molto i designer a vedere tutto ciò che noi italiani abbiamo buttato come nella discarica, tutti i concetti, prenderli e portarli in qualsiasi parte del mondo e vedere che effetto fanno, perché sicuramente saranno vincenti. Ho visto che avete lavorato tantissimo sull'ergonomia del bambino. Volevo sapere qual è stato l'approccio fisico e scientifico del lavoro. Esiste una normativa molto rigida sui bambini, sull'ergonomia dei bambini. Un prodotto per entrare in una scuola, in un ospedale, in un istituto ha bisogno di regole ferree. Queste regole è una sorta di fil di ferro, dove intorno a questo fil di ferro va disegnato un design. Quindi le prime seggiole erano sgraziate, pesanti, si ribaltavano. Abbiamo preso il progetto, investito dei soldi, ritornati in Canada, rimessi nella stessa aula dove i bambini avevano approcciato, avevano osservato questi bambini li ribaltavano, ci inciampavano, quindi il design è stato modificato completamente, è stato aggiustato, è stato visto e soprattutto chiedevamo a loro come ci stavano su queste seggiole e loro ci inventavano nuove funzioni. Quindi ogni funzione, ogni oggetto che voi vedete ha una prima funzione fine 3 anni, dove non va stimolata la fantasia del bambino, e un'altra funzione dai 3 anni ai 6 anni. E quindi questo è stato uno dei principi fondamentali nello studio delle loro schiene. Quindi ci sono altezze popliteali, noi diamo ai bambini al 90% seggiole sbagliate, perché l'altezza popliteale dal ginocchio a sotto, diciamo, il tallone è fondamentale, come è fondamentale la distanza dello schienale dalla fine della seduta. Ci sono dei rapporti, delle proporzioni che non possono non essere considerate, quindi ognuno di voi ha un'altezza e una seggiola adatta a loro, come la stecca da biliardo. Non esiste una stecca da biliardo uguale per tutti. Quindi i bambini poi giocheranno tutti a biliardo. A livello materico invece qual è stata l'origine della scelta del legno e soprattutto se è legno normale tra virgolette oppure no? Il legno viene dalla Svizzera perché doveva avere una caratteristica importante, doveva essere lucente, quindi doveva passare dall'oro all'argento. I bambini, noi siamo attratti dalla luce, la luce è un elemento importante, ci aiuta la natura, specialmente con il frassino bianco derullato, che poi è la parte più scura, è la parte interna derullata.
Per la Montessori le superfici devono essere chiare perché il bambino deve autocorreggere la macchia, quindi se sporca la macchia deve essere corretta, lui la deve vedere. Tutto ciò che è in commercio colorato è altamente sbagliato per un bambino. A livello, diciamo, psicologico, culturale, educativo. E se voi vedete i nostri oggetti non hanno due parti di legno incollate, cioè su un piano, cioè sono derullate, cioè sono un'unica sfoglia di legno. Questo perché? Perché è la proiezione tridimensionale della natura. L'albero ha la sua corteccia, i suoi strati, i suoi anelli, era importante proiettare in due dimensioni questo concetto. Quindi il legno è una delle parti più fondamentali del nostro progetto. A livello invece di salute, visto che i bambini comunque hanno sempre le mani dappertutto e utilizzano proprio le mani a livello tattile per la conoscenza? Esatto, questo altro punto, i bambini scoprono il mondo con le mani, ci sono tre punti fondamentali, la bocca, la pancia e le mani. Loro mettono tutto in bocca, tutto lo mettono sulla pancia, quindi queste curve servono appunto per appoggiare la pancia quando sono stanchi. Sopra ci mangiano, si riposano, studiano. Quindi serviva una verniciatura antibatterica. Questa verniciatura è certificata, è un brevetto che noi abbiamo, è al 99,9% antibatterica e mi permette di non usare tutti i prodotti aggressivi per la pulitura. Quindi basta dell'acqua oppure del semplice sapone di marsiglia che questi mobili si puliscono senza problemi. Grazie. Prego.